però ancora Mina girava nei teatri allora con Gaber, era l'anno di un meraviglioso anno con Gaber. Lei stupenda con quella minigonna. Minigonna, un Paco Rabanne cortissimo, un tacco 12 minimo, un capello mesciatissimo, gli anelli. Insomma, tu non vedevi una creatura, vedevi un'entità sul palco. La prima parte Gaber, la seconda. Noi campagnoli, poveri, chiesi a mia madre di risparmiare per andare a vedere questo concerto. Arrivammo, era in un cinema teatro, andammo nei secondi posti, allora così si chiamavano, con i nostri vestiti alla festa. Mia madre indossò l'urex per la prima, credo ultima volta nella vita sua. Andammo in autobus, neanche in autobus, in filobus. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Parma, in piena pianura padana, in una sera d'autunno, e felici come pochi. Io ricordo che durante gli intermezzi, il momento di pausa tra primo e secondo tempo, quando Mina finiva la canzone io mi giravo verso di lei, ci guardavamo, ci sorridevamo, consapevoli di aver fatto entrambi la scelta migliore che potessimo fare. Mia madre non sarebbe mai più uscita per una festa e io sarei andato a rivedere poche cantanti in vita mia, sapendo già purtroppo in preventivo che i risultati non sarebbero mai stati così all'altezza delle aspettative. Avevo già toccato il sublime, no? Certo. Avevo già trovato la mia corrispondenza. A 13 anni sapevo che quella voce, quel tipo di, per me neanche emozione, ma di sconvolgimento autentico, questa è la parola da Zanichelli, era l'unico possibile immaginare. Del cielo, i regali del cielo devono essere rari, altrimenti poi nonostante la mia invadenza corporea, detesto l'invadenza fisica, detesto di me, presuppongo che chi come la signora abbia fatto queste scelte non gradisca, come è giusto che sia, un'invadenza d'altro genere, per cui ogni tanto gli incontri e quelli sono molto piacevoli. Ma fa piacere. Una volta in un ristorante, e non per sbaglio, una volta invece un'altra situazione. Perché poi anche questa idea di una donna isolata dal mondo, ovviamente Massimiliano lo sa molto meglio di me, non è vera. Io ho visto una donna che tranquilla, certo, tu prendi delle precauzioni, no, come è normale che sia, no? Beh, insomma, ha avuto però la grande intelligenza e forza di volontà di salvare la sua vita, perché noi sappiamo... Di salvare la sua salute mentale. Sì, sappiamo quanto quella che molti essere... suoi colleghi hanno perso.